Ciao a tutti, io sono la Fra e questo è il mio primo video dedicato alla trama di Metal Gear Solid. Questi filmati saranno mirati ad aiutare chi si è avvicinato da poco alla saga, oppure chi vuole fare un ripasso generale degli eventi. Mi soffermerò quindi su un capitolo alla volta, trattandoli in ordine di uscita e senza fare spoiler sui capitoli seguenti. Per realizzare questi filmati utilizzerò anche il materiale tratto dai miei gameplay degli stessi titoli che ho portato sul mio canale. Outer Heaven, costa sudafricana, 1995. L'organizzazione segreta Foxhound sospetta che la fortezza di Outer Heaven sia divenuta una minaccia per l'equilibrio mondiale. Si tratta di uno stato indipendente che si era recentemente formato in seguito ad una sovversione da parte di un consistente gruppo di militari. La fortezza possedeva una grande potenza militare e disponeva probabilmente anche di armi nucleari. Foxhound invia così il suo soldato migliore, con il nome in codice Grey Fox, per una missione di ricognizione alla base, l'operazione N-312. Nonostante le sue straordinarie capacità, però, Fox viene scoperto e fatto prigioniero dai soldati di Outer Heaven. Prima di essere rinchiuso, riesce a trasmettere un messaggio alla Foxhound. Le uniche parole che si riescono a sentire sono Metal Gear. Dopo il fallimento della missione e la confermata minaccia da parte della fortezza, Foxhound invia sul posto una recluta, un giovane soldato con il nome in codice Solid Snake. Il ragazzo sarà guidato via radio nella sua missione dal suo mentore e comandante Big Boss. Il suo compito era infiltrarsi e distruggere l'arma definitiva, il Metal Gear. Un carro armato bipede equipaggiato con armi nucleari, capace di muoversi su qualsiasi tipo di terreno. Fortunatamente, questa terribile arma non è ancora stata attivata e Solid Snake può quindi ancora scongiurare la sua minaccia. Il soldato viene inviato senza equipaggiamento e dovrà recuperarlo sul posto. Oltre al supporto di Big Boss, Solid troverà aiuto in alcuni membri della resistenza che si trovano nella fortezza. Sono Diane, esperta delle unità nemiche, Schneider, esperto di equipaggiamenti, e Jennifer, che fornisce assistenza ed aiuto diretto. Ben presto Solid scoprirà con grande sorpresa che l'amico e collega Grey Fox è tenuto ancora prigioniero in una cella ed è incolume. Sarà lui a rivelare al soldato informazioni indispensabili. L'unica persona a conoscenza del modo per distruggere il Metal Gear è il suo creatore, il dottor Drago Petrovich Madnar, anch'egli tenuto prigioniero nella fortezza. Tratto in salvo Fox, Solid deve proseguire da solo. Si dirige così alla ricerca dello scienziato. Una volta raggiunta la sua cella, però, scopre che l'uomo in realtà è stato costretto a costruire quella terribile arma e la sua giovane figlia è tenuta prigioniera. Tratti in salvo sia lui che Ellen, Madnar è disposto a rivelare alla Foxhound come distruggere il Metal Gear. Il carro armato ha una struttura quasi indistruttibile, ma la spessa corazza è più sottile sulle gambe per consentirne agile movimento. Posizionando quindi dell'esplosivo in quel punto, il carro armato si danneggerà. Madnar rivela infine lo schema esatto del posizionamento dell'esplosivo. Solid, sempre più vicino al suo obiettivo, inizierà a farsi delle domande quando Big Boss, via codec, inizierà a dargli spesso informazioni errate che lo metteranno in difficoltà o gli arrischieranno addirittura la vita. Giunto ormai in prossimità dell'hangar in cui il Metal Gear è custodito, sarà un prigioniero a rivelargli l'identità del capo della fortezza di Outer Heaven e a dare spiegazioni a molti eventi avvenuti durante l'operazione. Il fondatore e capo della nazione indipendente non era altro che Big Boss, suo mentore e comandante di Foxhound, che lo aveva guidato nella missione fino a quel momento cercando di ostacolarlo. Le motivazioni che avevano spinto il comandante a disertare e divenire un terrorista rimangono però ancora nell'ombra. Ricevuta questa informazione, Solid Snake non esiterà comunque a distruggere il Metal Gear e a sconfiggere Big Boss. Mentre si allontana, la fortezza si autodistrugge in una spettacolare esplosione. Negli anni successivi a questi eventi, il mondo sembra finalmente riuscire a trovare una nuova stabilità. Le tensioni legate alla Guerra Fredda si sono ormai attenuate e i paesi del mondo hanno insieme raggiunto un importante obiettivo, il disarmo globale. Un piccolo stato, da poco instauratosi militarmente in un territorio al confine tra la Russia e l'Afghanistan, mina però a questa appena ritrovata pace.
Si tratta di Zanzibarland, una nazione con grande potere militare, ampia circa 300 km quadrati, che aveva iniziato ad attaccare le rimesse dove venivano conservati gli ordigni nucleari non ancora distrutti e che se ne stava piano piano impossessando. La minaccia nucleare era così tornata ad essere realtà e Zanzibarland, divenuta l'unica superpotenza munita di armamenti atomici, aveva iniziato ad invadere le nazioni limitrofe. La situazione, già tesa, aveva subito un brusco peggioramento quando le scorte di petrolio mondiale erano giunte al loro esaurimento. Il dottor Kiomarv, un biologo cieco, era giunto però fortunatamente allo sviluppo di un microorganismo capace di produrre petrolio. Questa scoperta avrebbe finalmente messo fine alle tensioni collegate alle risorse esauribili ed avvicinato ulteriormente l'Est all'Ovest. Lo scienziato si recò così negli Stati Uniti per presentare la sua scoperta, ma durante la visita venne rapito da alcuni agenti dello Zanzibarland. La squadra speciale Foxhound dovette così intervenire. La missione prevedeva di mettere in salvo lo scienziato prima che rivelasse alla nazione il segreto dell'Oilix, garantendole così, oltre a quello bellico, anche il monopolio delle risorse energetiche. Zanzibarland, vigilia di Natale del 1999, confine della Russia. Solid Snake è ancora una volta l'agente al quale verrà affidata la missione di infiltrazione. Il soldato dovrà infiltrarsi nella nazione e trarre in salvo il dottor Marv. Inizia così l'operazione Intrude F-14. Anche questa volta Snake verrà inviato sul posto senza equipaggiamento e avrà il supporto via radio dei suoi superiori. Ad aiutarlo ci saranno infatti il capo di Foxhound Campbell, Master Miller, un esperto di sopravvivenza che negli anni passati aveva istruito personalmente Solid, George Kessler, esperto di armi, e lo zoologo Johan Jacobsen. Oltre a loro, Solid avrà un aiuto anche sul posto. Holly White è infatti un'agente infiltrata a Zanzibarland da mesi, che sta indagando sulla nazione indisturbata, fingendosi una giornalista. La ragazza avrà quindi molte informazioni e conoscenze che verranno utili alla riuscita della missione. Proseguendo la ricerca del dottor Marv, Snake incontrerà una vecchia conoscenza. Si tratta di Schneider, il capo della resistenza di Outreven, che nel 1995 aveva aiutato il soldato per la riuscita della distruzione del Metal Gear. L'uomo è però questa volta avversario di Solid e dopo uno scontro rivelerà le motivazioni che lo hanno spinto ad unirsi ai militari di Zanzibarland. Il soldato si era sentito tradito dal suo stesso paese quando la NATO, dopo la riuscita della missione Intrude N-313, ignorando completamente la presenza dei membri della resistenza e dei sopravvissuti all'esplosione, aveva effettuato un enorme bombardamento su ciò che restava della fortezza di Outreven. I pochi sopravvissuti, rimasti senza una casa e senza un paese, vennero però salvati e radunati da Big Boss, anch'egli sopravvissuto al bombardamento. Solid Snake venne così a scoprire non solo che Big Boss era ancora vivo, ma che era proprio lui ad essere il responsabile della fondazione di Zanzibarland. Schneider non è l'unica vecchia conoscenza che Solid ritroverà sul suo cammino. Verrà infatti presto contattato dal dottor Madnar, lo scienziato che era stato 4 anni prima costretto a creare il Metal Gear ad Outreven. Madnar racconterà a Snake di essere stato rapito insieme al suo amico e collega Marv per continuare gli studi e lo sviluppo di quella terribile arma. Grazie al suo contributo, Big Boss era quindi riuscito a svilupparne un nuovo modello, il Metal Gear D. Grazie anche all'aiuto di Holly, Solid riuscirà ad ottenere la frequenza per contattare il dottor Marv. Lo scienziato l'aveva scritta su un pezzo di carta e inviato in cerca di soccorso grazie all'aiuto di un piccione viaggiatore. Una volta messi in contatto, Solid si renderà però conto che lo scienziato cieco non conosce la lingua inglese e avrà quindi bisogno di un interprete. Sarà Madnar a consigliare a Snake di cercare aiuto in Gustava Hefner, una donna, agente della polizia segreta cecoslovacca, che lavorava sotto copertura e che avrebbe potuto fargli da interprete. Per Snake non sarà difficile riconoscere l'agente, in quanto sarà l'unica donna ad indossare una divisa dei soldati di Zanzibarland. Dopo aver appreso l'ubicazione del dottor Marv, i due libereranno prima il dottor Madnar, raggiungendo la sua cella da un passaggio sotterraneo, e poi si dirigeranno alla ricerca del prigioniero. La strada però è lunga e stancante e i tre decidono di fare una sosta. Mentre Madnar si allontana sospettamente, Gustava si confida con Snake e gli racconta il suo triste passato.
La ragazza non era sempre stata un soldato. Negli anni passati era stata una promettente pattinatrice su ghiaccio olimpionica. Innamoratasi di un uomo dell'Ovest di nome Frank Hunter, aveva deciso di trasferirsi in America e sposarsi con lui. La sua richiesta d'asilo però venne rifiutata e non riuscì mai a realizzare il suo sogno. Le venne così impedito di gareggiare e non vide mai più il suo amato. Ripreso il cammino, i tre si apprestano ad attraversare il ponte che li avrebbe condotti all'edificio in cui Marv era tenuto prigioniero. Fa però qui la sua comparsa il Metal Gear D, che armato di missili distrugge il ponte proprio mentre Gustava lo stava percorrendo. Nel frattempo, delle guardie catturano nuovamente Dottor Madnar e lo scortano via. La ragazza, rimasta gravemente ferita, muore pochi minuti dopo, rivolgendo i suoi ultimi pensieri al suo perduto amore. Solid Snake sarà scioccato dall'apprendere che il Metal Gear era pilotato dal suo ex collega ed amico Gray Fox, divenuto capo dei mercenari di Big Boss. Trovato il modo di oltrepassare il crepaccio, Solid Snake riesce finalmente a raggiungere la cella in cui il Dottor Marv era tenuto. Purtroppo lo troverà già morto, nel suo letto, con dei sospetti segni di violenza sul collo, il Dottor Madnar al suo fianco. Sarà proprio in quel momento che Holly contatterà Snake per rivelargli informazioni scioccanti. Madnar aveva infatti mentito sul suo passato. Dopo la distruzione di Outer Heaven, le voci riguardanti il Metal Gear avevano fatto etichettare lo scienziato come un pazzo visionario e gli era stato impedito di continuare a sviluppare armi per gli Stati Uniti d'America. Sentendosi tradito dal suo stato, il dottore aveva quindi deciso di unirsi a Big Boss e continuare così a sviluppare il Metal Gear indisturbato. Era inoltre stato proprio lui a indicare agli agenti di Zanzibar Land dove intercettare il povero Marv. Compreso di essere stato smascherato, Madnar si scaglia contro Snake, che è costretto ad eliminarlo. Solid può finalmente recuperare i piani contenenti il segreto dell'Oilix. Questi ultimi erano stati conservati da Dottor Marv all'interno di una cartuccia per MSX. Lo scienziato infatti era appassionato di videogiochi e aveva riposto il dischetto al loro interno per mantenerlo al sicuro. Con le sue ultime forze, il Dottor Madnar decide di aiutare Solid Snake, rivelandogli ancora una volta il punto debole del nuovo Metal Gear e riscattandosi nella speranza di compiere una buona azione in nome dell'amata figlia Ellen. Appena dopo aver ottenuto questa preziosa informazione, Solid si ritrova di fronte all'hangar nel quale il Metal Gear D è custodito. A bordo vi è Gray Fox, che lo sta aspettando. L'uomo aveva cercato in tutti i modi di scoraggiare Solid nella sua impresa, ma vedendo la determinazione del soldato, aveva infine compreso che non si sarebbe mai tirato indietro prima di aver eliminato per sempre il Metal Gear. I due si scontrano quindi, ma Solid riesce ad avere la meglio proprio grazie ai suggerimenti che Madnar gli aveva lasciato. Una terribile esplosione distrugge così il carro armato, ma Gray Fox, sopravvissuto, riesce ad impossessarsi della cartuccia. Ai due non resta che regolare i conti, affrontandosi in uno scontro corpo a corpo. Prima di morire, Fox racconterà a Snake le motivazioni che lo avevano spinto ad unirsi a Zanzibar Land. Salvato ed adottato in giovanissima età da Big Boss, era cresciuto provando per lui un grande sentimento di stima e gratitudine nei suoi confronti. Aveva anni prima provato a condurre una vita civile, ma la sua amata, una donna dell'Est, non era stata accolta nell'Ovest a causa della sua cittadinanza ed era stato questo l'evento che aveva incrementato il suo odio verso le politiche del mondo. Solid comprende così che l'uomo del quale Gustava gli aveva parlato non era altri che Fox. Poco prima di morire, Frank confesserà a Snake di aver cercato di aiutarlo via radio, anonimamente per tutto il tempo. I sentimenti di lealtà ed amicizia nei suoi confronti non si erano infatti affievoliti, nonostante i due fossero ormai divenuti rivali. Poco dopo, Fox muore, augurando a Snake di trovare nella vita un destino diverso dal suo. In possesso ancora una volta della cartuccia, a Solid non resta che compiere la sua ultima missione, affrontare il suo mentore, Big Boss. Negli anni passati, dopo il loro ultimo scontro, Solid aveva avuto ogni notte dei terribili incubi. Le ultime parole di Big Boss lo avevano da allora perseguitato e il giovane sperava che uccidendolo una volta per tutte avrebbe finalmente potuto iniziare una nuova vita. Completamente privo di equipaggiamento, Snake si prepara così ad incontrare il comandante di Zanzibar Land.
L'uomo lo sta aspettando, ma prima di ingaggiare il combattimento farà un lungo e persuasivo discorso a Solid. Secondo Big Boss, gli incubi che avevano lungo perseguitato il giovane non lo avrebbero mai lasciato. Un soldato, una volta conosciuta la guerra, non potrà più farne a meno e continuerà a combattere fino alla fine dei suoi giorni. Ironicamente, sarà proprio questo il destino dello stesso Big Boss. Il giovane Solid, dopo aver rifiutato le parole dell'ex mentore ed essersi munito di una bomboletta spray e di un accendino, porrà fine alla sua vita. Finalmente riuscito nel suo intento, Snake, insieme ad Ollie, fugge verso il punto d'incontro con l'elicottero, che lo trarrà in salvo, riuscendo a condurlo a casa in tempo per Natale. Il titolo si conclude con una conversazione tra Campbell e Snake, nella quale il giovane comunica di volersi ritirare e voler iniziare a condurre una nuova vita, facendo tesoro delle parole dell'amico Grey Fox e finalmente libero dagli incubi che lo avevano a lungo tormentato.